Salve everybody, salve. Mi è stato chiesto di analizzare un certo Fausto caro tenuto molto caro. E ricordiamo però, ragazzi, che ogni persona si trova a scegliere gli eroi che vanno bene per lui. Nel senso che quando sei in una palestra, per dire, io non è che vado dal peso da 100 kg e lo alzo. Vado su quello che è più, allo stesso modo anche, diciamo, gli eroi che scegliamo, i maestri che scegliamo, no? Scegliamo quello che è alla nostra portata, diciamo, che il nostro spirito vuole, diciamo. Quello che ha fatto il sistema col tempo è renderci incapaci, era. Ma infatti non ci sono libri dietro come ce l'ha lui, ragazzi. Io sono un niente, io qua c'è niente. Questo qua è il satellite, diciamo, la dish. So, quindi è normale, il sistema cosa fa? Ci ha resi incapaci di alzare pesi grossi. Quindi io quindi sono uno che alzo pesi grossi e adesso mostro quanto sono bravo in questo video a smascherare. Che vuoi smascherare? Questo è un peso per gente da 10 kg, 10 grammi forse. Ma andiamo, facciamo questa cosa perché va fatta. Va fatta, non lo so. Facciamo questa cosa. Andiamo. Io, ragazzi, quando faccio una ricerca, un debunking, diciamo, un debunking, siccome non vorrei nemmeno attirare fan di questo tizio da queste parti, non so se metterò il vero nome suo qua, insomma. Comunque, quello che faccio di solito è scrivo su Google, che insomma non è proprio il massimo per. Vedremo un video adesso che analizzeremo. Però intanto partiamo con una cosa semplicissima che è appunto, vedo che il mio computer è un po' lento, che è appunto semplicemente immagini o se ha una pagina Facebook, Wikipedia di solito sarebbe ancora meglio. Però ecco, abbiamo a che fare con gente che parla di angeli, vediamo qua. Ha una libreria molto folta che ha molto strategicamente posizionato dietro la sua scrivania, ovviamente. E per fortuna non ha una sedia da racer, che è già molto buona questa cosa. E qui vedo una fenice un po' ovunque, pare che abbia scritto dei libri. Coscienze in rete, nel suo sito forse, ma andiamo con ordine, vero? Andiamo con ordine e partiamo semplicemente. E qui diciamo ci dice com'è la situazione internazionale in questo libro. E diciamo quello che deve fare, diciamo, chi ci controlla, ragazzi, è tenerci buoni. E tenendo in mente questo, quindi chi ci controlla deve, ma non è tanto quello che ci controlla che ci mette davanti questa gente. Ad un certo punto, una volta che tu hai modellato la popolazione come lo vuoi tu, praticamente sarà la popolazione stessa a chiedere l'eroe giusto, cioè sbagliato. Adesso vediamo perché questo eroe è sbagliato. Qui intanto vediamo lo yin e yang, un concetto molto massonico, perché il bianco e il nero dei scacchi della massoneria, il bene e il male, dicono questi. Andiamo a vedere perché, diciamo, ci sono che c'è qualcosa che non va. Intanto questo altro libro che si è fatto. La vita ha un senso profondo e positivo. Quindi lo scopo quindi di chi ci controlla, ragazzi, è tenerci buoni. Siamo una marea, un branco di bestie noi qua. E se non sappiamo essere diretti in modo giusto, possiamo essere violenti e pericolosi. Quindi lo scopo loro è fare in modo che queste pecore nelle librerie abbiano libri del genere che non portano da nessuna parte, che adesso vedremo cosa dicono, cioè danno un messaggio di pace, di amore, di far star buoni questi schiavi. E questo è il tipo di gente che viene promossa e va avanti. Ed è una cosa che viene sia dall'alto, ma anche ormai, una volta che hai modellato il popolo, anche il popolo chiederà a questa gente qua, perché il popolo ormai non ha più muscoli. Già il fatto che siamo tutti uniti, così in
massa, così, tanto bestiame in una città, per dire, già ti dice che sei stato conquistato, sei bestia, non sei più libero. E quindi una bestia, cosa cazzo vuoi che... Oh, scusa, no, non si dovrebbe dire. Andiamo avanti, no, questo è un altro... No, non fatemi vedere altre cose. E cosa stavamo dicendo? Perché voglio fare questa cosa senza interrompere una cosa, un flusso veloce. Così lo carico. Allora, andiamo con il primo secondo minuto 28. Andiamo al minuto 28 velocemente. Chi ha pazienza segue, chi vuole, insomma, chi non vuole. Vediamo di cosa, perché ho segnato il minuto 28. C'era qualche perla che ho voluto, diciamo, analizzare per qualche motivo. Vediamo. Dirmi o farmi una cosa che mi fa arrabbiare o mi fa impaurire? Attenzione, io vado un po' troppo veloce, quindi lo abbasso. Io di solito vado a 2 per perché sono talmente prevedibili le cazzate che si dicono in certi video che non c'è bisogno di star lì a sentire. Andiamo, guarda, ti faccio un favore a 1,50, vai. Vuol dire che lui ha un potere su di me. Per quale motivo mio fratello, o San Francesco, quello che vi pare, ha la stessa cosa, non subisce la stessa rabbia o la stessa ansia? Capito? Lui dice, quindi il sistema ci sta promuovendo una persona, un eroe, che dice allo schiavo: devi stare buono, sopporta tutto quello che ti facciamo, devi essere pacifico, positivo, devi pensare, anche se te l'abbiamo messo, insomma, lì dentro, in tutti i sensi, inoculato e inculato, diciamo, tu devi stare buono, pecora, perché altrimenti l'odio è una cosa brutta, non si fa, non sei spirituale a quel punto. Per quale motivo? Allora, la risposta è questa: Ecco, è che arriva in la relazione risposta. ai rapporti con gli altri, il veleno me lo creo io, non me lo infila dentro l'altro. Ah. Ah, allora io ho tutto in mano. Posso anche non creare. Siamo il padrone dell'universo, abbiamo tutto in mano noi. Posso cominciare a dire: questo è un poveraccio immaturo, è venuto per menarmi. Vabbè, faccio conto che un bambino di 3 anni che è passato vicino e mi ha dato un calcio per sbaglio, perché quella è la sua maturità. Certo, io ho preso una multa perché stavo cercando durante il lockdown di mangiare, solo perché ero andato un po' oltre il perimetro concesso dal rettile, e mi hanno messo la multa e mi hanno, diciamo, questo bambino cattivello mi ha dato un calcio al piede, praticamente non potevo mangiare, però si inizia così, non potevo mangiare perché lì volevo un certo tipo di negozio che era il negozio biologico e avrei dovuto prendere la roba al bar che avevo lì, insomma, una monnezza. Si inizia così per poi arrivare al campo di concentramento, insomma. Comunque, quindi tutta quella situazione del lockdown, tu l'avresti dovuto, non ti saresti dovuto incazzare per ora. Tutto quell'odio, no. Stai buona, dice questo. Vediamo. E quindi io, Sì, ritenendo che è sì, immaturo, ti posso anche sorridere o ridere, ma offeso, ma chi se ne importa? Io mo sì. mio... Ma chiuso in casa, non mi ha fatto lavorare se non mi prendevo questo, diciamo, quella roba magica, si vede? Quella roba. So ragazzi, sono scherzetti da niente. Non mi fa entrare al supermercato se non mi chiudo, diciamo, la bocca e mi metto un dito al culo anche la prossima volta, magari. Vabbè, il resto cosa sarà mai? So ragazzi, cazzo, sono armati, però so ragazzi. Offendo perché un bambino mi offende? Cerco di dargli una mano. Io mi offendo. Diamo una mano al sistema, ragazzi. So ragazzi, cazzo. Offendo ancora per cose che non hanno senso, per dire? Non ha senso che non ti ha lasciato mangiare, non te l'ha fatto lavorare, ti ha chiuso in casa. Ma che cazzo vuoi? Sono cazzate, cazzo. Allora, io tengo sotto controllo quello che mi sorge spontaneo, perché il sentimento negativo mi sorge spontaneo, e lo riempio di considerazioni e poi provo a reagire in modi diversi. Ecco, reagisci, vedi questo muro, questa frigione con i fiori e va tutto benissimo. Mi sentite? Ora, andiamo alla prossima perla che... Le perle qui abbondano. Andiamo al minuto 32 a caso e non ridiamo di nuovo. 32. Ma, 32... Vediamo, non so cosa c'è, non mi ricordo niente. Avrei dovuto segnare l'argomento, però sentiamo. Le forze fondanti nostre sono le forze d'amore. Capito? Pacifico, schiavo! Pacifico devi essere, non devi essere violento, non devi far pazzo, perché siete tanti. Capito? È il rettile che ti controlla, ti vuole buono, pacifico, tutti con Gandhi e la pace, la bandiera della pace ovunque.
Che dovete stare buoni, se no siete pericolosi, siete dei dementi senza cervello, siete bestiame siete. E vi devono programmare così, con sta roba. Coscienza universale è fatta di pura essenza pura. Coscienza universale. Naturalmente questo gli insegnano Nesciala pera. sempre saputo. E noi che siamo un pezzetto della coscienza universale. Capito? Noi siamo un tutt'uno. Noi siamo la coscienza che guarda se stesso attraverso soggettivamente, come diceva quell'altro, Bill Hicks. Fatti della stessa sostanza, il nostro. We are made of stars! Siamo fatti delle stelle! Polvere di stelle! Siamo tutti fatti dalle. Veniamo dalle stelle! Anche se siamo nella stalla! Perché Spirito, siamo bestie! ma potrei dire anche il nostro corpo, è fatto di pura essenza d'amore. Allora, come cresce così ad occhio un'essenza d'amore? Un essere fatto d'amore, che modo ha per crescere? Amare o no? Porca puttana! Non ci fa una piega, cazzo! Ma questo è il filosofo del momento, cazzo! Ma perché non me l'avete dato prima, cazzo? Dobbiamo amare! Esci fuori e bacia tutti con la lingua, cazzo! Tutto il resto al massimo è d'ostacolo. Per amare servono due cose: farlo nei fatti pratici nella vita, quindi attraverso la materia, attraverso gli incontri, e poi sapere come farlo. Quindi hai bisogno, come dicevo, gli antichi iniziati, come avrebbe Ma detto lezione di sesso ci fa vedere questo adesso? Dante, hai bisogno di amare, ma hai bisogno anche della Sofia, cioè di sapere come si ama. No, Sofia, scusami, è una zoccola, io non vorrei avere a che fare con E lei, che cosa bisogna amare? E che cosa ti fa bene amare? E che cosa amandolo fa crescere te e gli altri? Questo è fondamentale. fa crescere, diciamo, Quindi le forze sono da sviluppare solo. La forza dell'amore, non la pensata dell'amore. Il c'è una bella differenza. controllo di quando tu non lo eserciti, di quando fai il contrario di quello che dovresti fare perché diretta al tuo lato oscuro, ma quello lo vedi nella vita un po' alla Il volta. lato oscuro, se protesti, prego, il lato oscuro. E cominciare a sapere come funziona la vita. Attenzione, l'abbiamo trovato, qui c'è un racer, ragazzi, il sedile da racer. Peccato, ogni volta che vedo uno col sedile da racer, scatta l'allarme, cazzo, porca c'è proprio da. Ah, ci devo mettere, effettivamente, c'è un rimedio a tutto questo, ragazzi. Ed è l'NPC, molto semplice da coprire questo problema, così, ecco, questo, beh, ci sarebbe bisogno di tanti NPC qua, ragazzi, ma questo è uno sicuramente. E teniamolo, diciamo, il nostro livello superiore, teniamo il nostro NPC perché ci sarà molto utile durante questo video, perché avremo bisogno, difatti, anche del clown. Il clown? Beh, di clown qua ci metterei, lo metterei qua, diciamo. Mentre parla, qui c'è l'NPC. Andiamo avanti, sentiamo e impariamo, ragazzi. No, il clown però mi è andato in background e non va bene. Superiore anche al clown. Ok, via. Nulla avviene per caso, se questo, alla fine sono cose semplici, se questo mi viene incontro, il mio compito è amarlo. Ma è difficile, questo mi viene a me. Capito? Ogni problema che ti arriva, pecora, pensa positivo perché è una lezione. Pecora, ti hanno chiuso in casa. È una cosa positiva, perché nella prossima vita saprai come affrontare la prossima vita, secondo questi qua, saprai come affrontare questa situazione. Poi Ok, io lo amo comunque perché voglio il suo bene, perché io sono un essere solare e adesso faccio quello che posso. Intanto non mi arrabbio. Perché se vicino a me. essere solare, pecora, hai capito? Ma pecora, che ti devo dire tutto, pecora, sei sempre lì che ti vuoi incazzare, pecora, buona di stare, pecorascia. Vediamo, basta con le minchiate al minuto 32, passiamo al mitico minuto 37 e 13 secondi. Andiamo a 37 e 13 secondi. Con una rapidità che solo questa redazione può darti, la redazione di Infomars. Se non fosse stato per quello, noi non avremmo cominciato negli anni 60 la rivoluzione dei risvegli vera, che sta continuando. E ogni. Attenzione, avete sentito cosa ha detto? Negli anni 60, quando praticamente hanno distrutto l'umanità con aborti, minigonne, sono un bigotto, lo so, e tutte queste bellissime cose ci hanno mandato moltissimo in avanti, la gente da quell'anno in poi è diventata molto intelligente, molto intelligente. E diciamo, capito? E per lui invece è stato un anno di risveglio. E infatti, e adesso abbiamo raggiunto l'apice perché lui dice che un terzo dell'umanità adesso è risvegliata. Si sta risvegliando. Sentiamo.
Tanto quando capita una cosa anche di carattere generale, come quelle che stanno capitando adesso, la pandemia e adesso quest'altra cosa, c'ha due risvolti. Uno è quello individuale, a ognuno gli arriva perché in un certo in quel momento della vita vivere nel suo modo quella cosa che è diverso dagli altri serve, ma anche a livello generale serve a risvegliare intere popolazioni. Ecco. Serve a dare spinte alla Capito, si sta svegliando tutto il mondo, ragazzi. Attenzione, qui abbiamo l'NPC, io non ce l'ho l'NPC con la testa all'indietro, ragazzi. Poi un altro piccolo dettaglio, c'è l'NPC qua che ha uno studio televisivo, guarda, ha un software fatto apposta per controllare 2000 telecamere, lui c'ha diverse telecamere intorno a sé e le può mandare come una regia, guarda che roba che c'ha questo qua, questo studio qua, ovunque vedi questa roba, se hai un grammo di cervello dovresti scappare, diciamo, però... What the fuck do I know? Andiamo avanti. Alla prossima perla abbiamo, diciamo, 30, però 37-13 fino al 39-18. Ci sono perle per un minuto qua, ragazzi. Andiamo avanti. Sentiamo. Al bene, ai valori della pace che sono stati cancellati. Valori della pace. A una popolazione che magari si era dimenticati o che era addormentata dal capitalismo. Che cazzo può fare uno schiavo? Se non quello che decidono dall'alto, i valori che prima non aveva di pace. Ma che cazzo, le pecore fanno do cazzo li portano, fanno le guerre, ce li portano quando cazzo vogliono loro, gli dicono di odiare questo, lo odiano, gli dicono di tagliare il pisello, lo tagliano, gli dicono di tutto e lo fanno. Ma che cazzo di cosa ha in mano questo bestiame? No? Questo è un grosso problema nell'Europa dell'Est, capito? Però ovviamente questa gente viene richiesta, come ho detto, proprio dal popolo, che non vuole, quelli che hanno ancora un minimo di coscienza, per dire, che sentono che c'è qualcosa che non va, però non vogliono far più di tanto, insomma. E ecco, arriva questo con i suoi seminari che ti dice come nelle tue passate vite, come fare transurfing e insomma non arrivare da nessuna parte, semplicemente così, intrattenimento per il cervello, poi il giorno dopo ritorna a fare le stesse cose. Capitalismo, gli stanno facendo perdere quello che di religioso gli era rimasto nonostante il comunismo. Ok, quindi diciamo non c'è nulla di sprecato nel destino delle persone, però bisogna cominciare a capire qual è e lavorarci. Io per esempio dico, anche della pandemia, gente fissata davanti al telegiornale, il risveglio che non faceva altro che maledire l'altro, scavandosi buchi dentro, perché tu più maledici qualcuno, tu ti stai scavando un buco dentro, perché non stai comprendendo quello che è. Quello è un poveraccio che in fondo non lo sa, ma ti sta facendo un favore. Capito? Okay. Se il poliziotto ti ha fatto la multa e ti faceva andare al lavoro oppure uscire di casa, ti sta facendo un bene, pecora! Muta, ringrazialo! Ti ha fatto una multa? Non hai soldi per pagarla perché non ti fa nemmeno lavorare se non ti fa questo? Ringrazialo, cazzo, grazie NPC in divisa, grazie per questa ottima opportunità che mi stai dando per svegliarmi. Mi ero svegliato alle 5 della mattina per andare al lavoro, ma non me l'ha fatto fare. Hai parlato voi che io mi risveglio ancora un po' e io cercherò di svegliarmi ancora un po', ma ti ringrazio, non so, ti devo dare qualcosa? Sì, la multa. Ok, va bene, adesso te lo do, però un attimino, perché cominciano a mancare questi soldini. Qui tu dici, no, ma io ho ragione a fare così, 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 e loro hanno ottenuto il grande risultato di farti diventare un essere più odiante. Capito? You are a hater! You are a hater! Perché sei un odiante, essere odiante? Devi amare, pecora, è tutto bellissimo, pecora! Sorridi, pecora! Abbassamento è uno stato del sveglio, perché l'odio è il contrario dell'amore e si cresce amando. Perché l'odio è il contrario dell'amore, porca puttana, non ci sono più le mezze stagioni e c'è gente che vede sta roba, 12.000 visualizzazioni, porca troia. A me questa cosa mi fa paura, cazzo. A me questa roba mi fa paura, perché la prossima volta che questi ci rinculeranno un'altra volta, so cosa mi aspetta, cazzo. A me questa roba mi fa paura, cazzo. 12.000 visualizzazioni. Ecco, apriamo bene. No, è qua, più giù, scusa. Vai, andiamo avanti. Insomma, non essere un essere... com'è? Vabbè, diciamo.
Fino a 39-18 ci siamo arrivati. Aspetta, ragazzi, abbiamo ancora pochi secondi validissimi ancora, di perle che dal pirla, dall'esperto qua, vediamo. E ci si sveglia amando. Però c'è un ostacolo al risveglio. Perché è un grande risultato. L'odio è l'ostacolo al risveglio, poi cazzo, pensa positivo e ti risvegli, pensi negativo e ti addormenti. Di farti diventare un essere più odiante, che è un abbassamento e un ostacolo al risveglio. Capito? Non è solo un essere odiante, pecora, pecora, pecora. Perché l'odio è il contrario dell'amore e si Leo cresce di amore, amando e ci si risveglia amando. Però dice, ma io ho ragione, posso odiare. E t'hanno fregato. Perché ci si risveglia amando? Però dice, ma io ho ragione, posso odiare. E t'hanno fregato. Perché ci manda. anche la ragione, se tu sei nel giusto, ma non importa. Non ti devi mai incazzare, prego, sei lo schiavo non si deve mai incazzare, se lo obbedire. Un sacco di notizie che addormentano la parte già addormentata e rendono odianti gli altri, perché sono talmente evidenti, perché così ci fregano lo stesso dall'altra parte, no? Quando ci fu anni fa la. Ma state buone, prego, non la faccio più, ragazzi. 43-20 c'è una perla che ci risveglierà, ragazzi. 43-20. Vediamola. Ma oggi, secondo te, a che punto siamo dell'evoluzione umana? Cioè, Posso fare una previsione? Sta andando a gonfie vele, dirà. a una questo svolta pianeta, clamorosa. beh. Clamorosa. Siamo ad una svolta clamorosa, mai vista nella storia. Siamo nell'epoca più bella della Più storia perché è bello. l'epoca della crescita della coscienza. Non era così. Se voi guardate la società umana, anche di solo 40-50 anni fa, 30 anni fa, in un paese normale, e immaginate di parlare con le persone, chi si sta cominciando a risvegliare, io vedo sempre una persona su tre sta cominciando a risvegliarsi. Prima non c'era nessuno. Una persona C'era su tre si sta svegliando, caso. che lo mettevano a rogo, cioè c'erano. No? C'è una persona su tre, forse non si è fatto quello, diciamo. Si stanno svegliando. Immagina di stare in un paese in cui c'è il prete che dice la sua, quell'altro che dice la sua, il sindaco politicizzato che dice la sua e tutti zitti. No? E le forme pensiero, le donne sono così, gli uomini sono così, le cose si fanno così, e tu stavi in mezzo, ma per millenni siamo stati in mezzo a gabbie di forme pensiero, sottoposti ad autorità superiori. Adesso c'è uno Adesso che. con il lockdown invece è cambiato tutto, ragazzi. Le cose stanno cambiando e finalmente è finito quell'orrore, insomma, del passato. Il risveglio uno su tre, ragazzi, è sveglio. Basta vederlo per strada. Esci per strada e vedrai che uno su tre tu ci puoi parlare e capisci, ti capisci subito e non ti verrà voglia di spararti lì all'istante oppure di tipo staccare le orecchie, non so come facevo Corneille. Il suo disegno, my ears. Juan Cornea, ears bleeding, fucking bleeding. Questo è quello che sento io quando esco in giro e devo sentire una pecora. Questo. Posso dirti della mia giornata, mi dice una pecora? Prego, prego, dimmelo, non vedo l'ora di sentirti parlare. E io rido lì per lì, è il sangue che riesce. Questo mouse. Pedito, no? Ecco. Uno su tre oggi, ragazzi, non ti fa venire questo problemino alle orecchie quando ci parli. Uno su tre non te lo fa venire. Andiamo avanti. Dove sono le perle, cazzo, del pirla? Dove sono i pirla con la sedile da racer? The gamer. Porca troia. 43-20. Ragazzi, stiamo. 43-20. Ah, mi sa che abbiamo già fatto 43-20, no? In gioco in questo momento è della più grande rivoluzione della storia, è il passaggio dell'autorità da esteriore a interiore. Il passaggio del principio di autorità da esteriore, c'è sempre qualcuno che ti deve dire qualche cosa, no? Che noi ci siamo anche trascinati nella nostra Capito, adesso non c'è nessuno che ti dice niente, sì. Ma epoca, nelle nuove spiritualità, andando alla ricerca del maestro. Ma tutti i maestri che si considerano maestri, poi la gente se ne va.
perché la gente non vuole più avere un principio di autorità. E certo, adesso non c'è più nessuno che ti dice come il re è quello che devi fare, però insomma, ogni tanto c'è qualche lockdownuccio così che ti chiude in casuccia, casettuccia, e se non fai questa robetta qua, diciamo la pera, e ci sono i coprifuochini, fuochini, fuocherelli, fuocherucci, coprifuochi, fuochi, fuochi, fuochini, 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 poi copri scintille, scintilline. Però non è come prima che c'era il re, insomma, il re è cattivo, insomma. Adesso puoi fare di tutto, dai. Questo è quello che vibra dentro. Finalmente l'essere umano comincia a essere lui il principio del... Vibra, cazzo, è lui che il generatore di tutto, delle... che genera, che è la re del suo destino. Il bene e del male, a costo di sbagliare, chi se ne importa? Ma alla fine quando ha imparato è lui. E questo è, quindi, per questo motivo il cielo che ci segue e alimenta questa cosa, come la sta alimentando? Il cielo non dice mai Dio. Ha fatto in modo che tutti i poteri esteriori, perfino quelli genitoriali, o dei... Capito? Gli anni 60 per lui la distruzione delle regole, insomma, che ci sia una gerarchia in famiglia, è stata una cosa buonissima. Infatti il re ti l'ha voluto quello proprio per avere poi nelle sue fauci i bambini, ovviamente programmarli come voleva lui, in modo da avere una generazione di zombie come li abbiamo adesso. Manager dell'industria della sanità. Ma state zitto, ma basta, ma basta, fai quel cazzo di qua, insomma. Andiamo al 54:30 e credo che qui si parli di spiritualità, eh? 54:30, ragazzi. Non si direbbe, che questo qua sarebbe uno che dovrebbe parlare molto più di spiritualità. Sentiamo. Diversi. E noi cominciamo a essere il mondo dei perseguitati, non so se rendete conto. Allora, viene sempre... che bella cosa che stai dicendo. Sono d'accordo. Mi viene in mente una frase del Cristo che quando parlava ai suoi discepoli. Attenzione, non sto dicendo di Gesù Cristo, ma del Cristo. Il Cristo è un'altra cosa da Gesù Cristo. Ricordiamoci. Il Cristo lo possono dire anche quella filosofia orientale, perché dicono il Cristo è dentro di noi. Il Cristo è l'unto, cioè quello risvegliato, diciamo, capito? Quindi sentiamo, non è che... Perché vuole acchiappare anche il pubblico cristiano, no? Non è scemo. Anche se qui adesso dice qualcosa contro i cattolici, vediamo, sentiamo. Diceva, voi verrete perseguitati nel mio nome, ma quando lui dice il mio nome, lui intendeva il nome di Gesù Cristo, figlio di Giuseppe e di Maria, e dello Spirito Santo, mettiamoci pure lui. Io sono l'amore, voi verrete perseguitati ogni volta che sarete amorosi, questo voleva dire. Avete sentito? Ve lo faccio risentire. Frase del Cristo, che quando parlava ai suoi discepoli, diceva, voi verrete perseguitati nel mio nome, ma quando lui dice il mio nome, lui intendeva il nome di Gesù Cristo, figlio di Giuseppe e di Maria. Quelle favole là, insomma. E dello Spirito Santo, mettiamoci pure lui. Io sono l'amore. Ragazzi, io per me è uno studio anche questo, cioè vedere cos'è che va di più. Io so che dove c'è una filosofia che mi dice che tutta quella roba là, Cristo, sono puttanate, cazzi vai, io mi butto un Cristo. Punto. Perché qui c'è la merda, qui ci sono 12.000 visualizzazioni, cazzo. E qui c'è bestiame. Perché spingono una roba? Se viene spinta e molta gente la sente, significa che viene dall'alto. Quindi, così si fa, ragazzi. Così si fa. Dove c'è la merda, tanta gente? C'è merda sempre. Vai dall'altra parte. Semplice arrivare alla verità. Voi vi avrete perseguitati ogni volta che sarete amorosi, questo voleva dire. Ogni volta che vi comporterete in modo amoroso. Ma noi proprio così cresciamo, stiamo crescendo. Capito? Bisogna essere amorosi. Ma lui diceva, scusa, verrai perseguitato se sei un essere odiante, diceva prima. Invece qua sta dicendo il contrario, verrete perseguitati se amate. Misteri della fede. No, se la gira un po' così come cazzo, lui basta che ipnotizza un po' di polli che gli danno i soldi poi. Quindi in uno degli ultimi seminari del mio master su politica e spiritualità. Capito? Il suo seminario master! Soldi che i polli gli danno a questo. La Bibbia invece è gratuita. Oh, che schifo. Meglio dare i soldi a qualcuno che mi dice cose un po' più leggere, che non devo fare in cazzo, insomma, che
che non devo fare cazzo, che devo stare buono, devo essere positivo, devo vedere qualsiasi cosa di problema che ho come... però, questo mi ha appena tirato un pugno in faccia, che bello, grazie, me ne dai un altro, per favore, più forte, cazzo! Sto evolvendo, cazzo! Ancora, Adriana! Adriana! Sangue, schizzi di sangue, grazie, fratello! Ish, ish, ish. Grazie, fratello, grazie. Grazie. Prendi, vuoi un altro litro di sangue? Grazie, prendi pure, grazie. E chiudiamo con la perla del 1,26 e 15 secondi. Ragazzi, stiamo parlando di perla pura. Ragazzi, quello che sentirete adesso, ragazzi miei inesistenti, ragazzi, quello che state per sentire adesso, ragazzi, vi toccherà nel profondo, ma nel profondo, dico, mettiamo le vere maschere e impariamo. Via. Assolutamente. Allora, senti, dai, ci abbiamo verso la fine, ma Ah, questa è una sì, cosa. c'era Che questa differenza domanda c'è di... tra anima e spirito? Vieni per là. La differenza tra anima e spirito. Da notare questo che avviene qua sotto i commenti dei zombie. Guarda, in questo seminario mi tocca raccontare ogni volta le cose del capo. Allora. Ma che cazzo, siete proprio della pecora. Mi date soldi, però mi fate dire sempre le stesse cose. A lui va bene perché dice sempre le stesse minchiate. Però comunque so, che cazzo. Fa finta anche un po' di, se la tira un po', diciamo. Lo Che spirito. cazzo, spirito e anima, e tutti lo sanno, porca puttana, queste domande elementari, porca puttana, che cazzo, ferma chiunque questa lo saprà dire, la difesa di spirito e anima, no? Ma di che stiamo parlando? Queste cazzo di domande da deficienti ancora, ma volete evolvere, porca puttana? Allora, la differenza tra anima e spirito è stata distrutta dalla Chiesa Cattolica con un concilio nei primi anni del cristianesimo, nei primi secoli del cristianesimo. Cattivi! Ma era fondamentale, cioè. Guarda che ti slego Mario, eh! Guarda che se ti slego Mario, e se ti insegue Mario, vuoi porca puttana, ti stacca una caviglia, eh! Mario, preparati, guarda questo qua, adesso te lo do tutto Lo spirito è la nostra essenza immortale, il nostro io, che è sempre lo stesso, di vita in. tuo. Mario, dimmi se sei d'accordo, Mario, con questa definizione tra differenza tra anima e spirito. Vai, Mario! Vita. Quindi è la parte di noi che cresce di vita in vita, no? È l'io. Sì. Attenzione, vediamo i commenti qua, ragazzi. Vediamo che ci dicono così tanto i commenti, ragazzi. Vediamo questa biondina tutta elegantina, rossa e nera. Che abbinamento delizioso, mio. Lei è Cornelia Billerman. Siete un bellissimo trio, davvero! Cioè, questa manco ha sentito le minchiate, per fortuna. Che è la cosa migliore da fare? Manco ha sentito quello che ha detto. Simpaticissimi! Dove cazzo era la simpatia? Porca... Ci sono i cuori negli occhi. Io metto solo la mia ragazza, perché solo quando vedo la mia ragazza metto quella faccia. Questo lo mette. Questa è tutto cuori, rainbows and unicorns. E c'è anche la palla sfera. Mario, vai! Sbranamela subito. La palla sfera, la terra sfera. Andiamo avanti. La sostanza fatta di puro amore. Ad ogni E qui c'è epoca. il clown che in diretta sta sempre lì a cliccare, manco sente ovviamente. Sta tutto il tempo là a ridimensionare, a muovere le telecamere, a cambiare le telecamere ogni 3 secondi. Perché l'attention span della pecora è quello. Cazzo. Certo, io per dire che sento Bill Cooper sotto, solo audio vecchi, insomma che si sento anche male per dire, oh. Uno che alza 20 grammi non ce la farebbe mai per dire. Ma pensa se leggessi poi dall'altro, che cazzo, sarei uno che tipo Fabio, oh, che alza una tonnellata proprio. Perdite, no? Dai, siamo all'ultima perla, ragazzi, abbiamo finito. Questa è l'ultima perla. Facciamolo finire, porca puttana! Allora, Fabio, dimmi se ti piace questa definizione, questa differenza tra anima e spirito. Vai!
vita, l'io si carica di, uno, di vari strumenti. Uno è il corpo fisico, sì. Poi c'ha le parti biologiche, il corpo eterico, e poi si carica addosso una specie di sacchetto o di bolla. Si carica addosso una specie di sacchetto di bolla? Che si chiama aura, che è l'anima o corpo astrale. L'anima è lo corpo astrale, Mario. Dice questo. Strumento che serve sulla Terra per interagire con i fatti della vita. E quindi è una cosa. Gli strumenti sono i pensieri, i sentimenti e le capacità di agire. Pensare, sentire e volere sono gli strumenti dell'anima. Che cambiano ad ogni vita. Quindi noi ad ogni vita, Mario, cambiano ad ogni vita questi strumenti. Ogni vita il nostro spirito si carica di un'anima che ha dei difetti, che ha dei pregi e ha delle tendenze che sono diverse da quelle precedenti. Capito? Ogni anno, da quelle precedenti vite che abbiamo avuto, Mario. Dice questo. Non lo so, ha detto lui, no? No, Mario, non l'ho detto io, no! È l'anima più giusta per fare una certa vita e per conseguire un certo risultato in una certa vita. Beh, bene. Beh, no, sono a casa. Per me ci siamo. Pure per me. Ma io credo che abbiamo detto tanto. Sì, ma anch'io. Quindi, assolutamente. Sì. Porca tre, roba grossa, veramente. Abbiamo anche un attimo toccato l'argomento principale della giornata, siamo contenti, io... sono contento anch'io e vi saluto ragazzi, spero siate contenti anche voi, arrivederci.